Buongiorno. Lo che occurrió superava. Quello che è successo è andato ben oltre le aspettative. Era qualcosa che all'inizio non corrispondeva a quello che ci si aspettava. Era un fatto che andava al di là di ogni immaginazione. Era una presenza che entrava nel mondo. Che cosa significa questo avvenimento storico che si chiama Francesco per la Chiesa e per il mondo? Così come i contemporanei di Cristo, anche noi oggi, uomini del XXI secolo, ci facciamo la stessa domanda. Da dove viene tutta questa saggezza? Da dove proviene questa novità che ci mette tutti in discussione? Perché parla in quel modo? Perché compie quei gesti e pronuncia quelle parole che ci lasciano tutti sconcertati e stupefatti e pieni di stupore? Per rispondere a questi interrogativi ci troviamo qui con un uruguaio rioplatense dall'America Latina, il dottor Guzmán Carichiri. Poi abbiamo un britannico che ha passione per l'Argentina e che ha scoperto in essa moltissime cose, Austin Everett. E poi abbiamo due partecipanti italiani affascinati da questa figura dell'ultimo pontefice. Soprattutto Giovanni Paolo II nel caso di Rocco Buttiglione. E poi parliamo del Papa attuale, Papa Francesco, nel caso di Massimo Borghesi. Cercheremo di decifrare questa poliedrica personalità del Papa, da Jorge Mario Bergoglio fino ad arrivare a Francesco e i suoi 5 anni di pontificato. Vogliamo cominciare dando la parola a Guzmán Carichiri, che ha avuto il privilegio che i suoi 2 libri più importanti, uno dedicato all'America Latina, concepito dalla sua autoconsapevolezza storica, La grande opportunità dell'America Latina, con prefazione di Jorge Mario Bergoglio. E poi il suo secondo libro, Memoria, Coraggio e Speranza, con prefazione innanzitutto da parte di Bergoglio e poi nella nuova edizione con prefazione da parte dello stesso Papa Francesco. Tutti voi, cari amici del meeting, dove mi sento a casa, in famiglia e di più ancora avendo di fronte a me la presenza del mio carissimo, bravissimo nipotino Francesco Saverio. Va
Guardate, se stendiamo lo sguardo per abbracciare questi 50 anni dopo il Concilio Vaticano II, non possiamo non meravigliarci per la successione di pontefici, dalle biografie molto diverse, provenienti da contesti culturali assai differenti, ciascuno con temperamento, formazione, traiettoria, sensibilità e stili propri, così che ognuno di essi sembra come disegnato e definito come la persona idonea per rispondere alle esigenze e alle necessità della missione della Chiesa nelle successive congiunture storiche. È proprio attraverso personalità così diverse che lo Spirito di Dio va tessendo la solida, incrollabile continuità della grande tradizione cattolica, del patrimonio di fede derivante dalla testimonianza degli Apostoli per mezzo dei successori di Pietro, e allo stesso tempo ci sorprende con la sua novità nel solco di tale continuità. Una successione di santi successori di Pietro: San Giovanni XXIII, presto San Paolo VI, grazie a Dio, la causa già avanzata di Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e ora, più vicino a noi, il Papa Emerito Benedetto XVI e l'attuale Papa Francesco. Tuttavia, il demonio, che è principe della divisione e della menzogna, manipola quei poveri diavoli che vogliono opporre, persino contrapporre, i successivi pontefici tra loro. Non tollera che regni lo spirito, il quale arricchisce sempre l'unità dalla diversità. Ricordo bene la sorpresa suscitata dalla novità del primo Papa non italiano dopo secoli. C'erano poveri diavoli che nei primi anni definivano con disprezzo Karol Wojtyła come il Papa polacco, mentre invece chi si affidava veramente all'azione dello Spirito si interessò per conoscerlo meglio. La sua biografia, la formazione, la Chiesa e la nazione da dove proveniva, i suoi insegnamenti filosofici, i suoi interventi nel Concilio Vaticano II, il suo operato come arcivescovo di Cracovia. Conoscerlo meglio per avere una maggiore comunione affettiva ed effettiva con il nuovo pontefice. Con molti di voi ricordo quanto dobbiamo a chi ci ha introdotto nella storia della Polonia, dei suoi grandi prelati, poeti, teologi e custodi della dignità umana, al Centro Studi Europa Orientale, al padre Francesco Ricci, e anche al Rocco Buttiglione del libro Il pensiero di Karol Wojtyła. Novità molto più grande è stata l'elezione di Jorge Mario Bergoglio. Per la prima volta si usciva dal circolo culturale europeo. Figlio della tradizione cattolica inculturata nella storia, nella vita dei popoli latinoamericani, lì dove risiedono quasi la metà dei cattolici di tutto il mondo, ancora di una chiesa di popolo che visse in maniera feconda e tumultuosa il rinnovamento provocato dal Vaticano II per il servizio della sua gente, e fu capace di un'ardua opera di discernimento, di sedimentazione, sino alla sua maturità espressa nella quinta conferenza generale dell'Episcopato Latinoamericano in Aparecida, cammino attraverso il quale la provvidenza portò Jorge Mario Bergoglio alla sede di Pietro. Ieri ce lo ha spiegato così bene il Sua Eccellenza Monsignor Christopher Fier nel notevole intervento che abbiamo ascoltato. Ci sono pertanto tanti fili conduttori e vasi comunicanti, come è stato detto, tra il documento di Aparecida e l'esortazione Evangelii Gaudium, che è il documento programmatico di questi 5 anni di pontificato. Un cattolico portegno è tanto portegno, un cattolico argentino è tanto argentino,
un cattolico latinoamericano e tanto latinoamericano, un cattolico gesuita e tanto gesuita, chiamato per grazia di Dio ad essere pastore universale. Si raggiunge l'universalità soltanto a partire dell'itinerario della propria particolarità. Se consideriamo che i paesi con il maggior numero di cattolici battezzati sono il Brasile e il Messico, seguiti da Filippine e dagli Stati Uniti, e che tra pochissimi anni il Congo, la Colombia, l'Argentina e la Nigeria supereranno alcuni paesi europei dove resiste soltanto l'Italia, possiamo affermare che le periferie ecclesiastiche stanno irrompendo nella cattolicità. La sua unità si manifesta, si arricchisce attraverso le diverse forme di inculturazione della fede nella vita dei popoli. La bellezza di una chiesa di diversi volti, scriveva il Papa Francesco. E ciò risulta ancora sconcertante per coloro che si ostinano nel considerare la fede cattolica secondo soltanto modelli eurocentrici. Dobbiamo ringraziare coloro che mi accompagnano in questo tavolo, che nel diluvio di libri scritti, a volte superflui, sull'odierno pontificato, ci hanno aiutato con i suoi straordinari studi a conoscere meglio Jorge Mario Bergoglio e Papa Francesco, per essere più intelligentemente fedeli all'odierno successore di Pietro. Il mio libro, che ha la vanità di avere il prologo, introduzione del Papa, del Cardinale, e meno certamente dei loro libri. E ora ringraziamo anche i curatori della mostra, chi si presenta in questa edizione del Meeting e che illustra con gesti e parole la biografia di Jorge Mario Bergoglio in modo straordinario per una moltitudine di visitatori. Queste ricerche ci aiutano a vedere nel Papa Francesco un vero latinoamericano, e tanto latinoamericano. Ma allo stesso tempo si potrebbe dire che è un europeo, perché figlio di migranti piemontesi, perché trova le sue radici nell'espansione della cristianità europea, perché è cittadino di quell'estremo occidente che è l'America Latina, perché soprattutto formato dagli autori e dalle scuole di pensiero cattolico europeo che furono tanto importanti per i contenuti degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, e perfino stato arcivescovo di una grande metropoli, la più europeizzata di tutta l'America Latina. Potremmo perciò affermare che precisamente in tempo di certa sterilità europea, sterilità demografica, culturale e politica, che quella grande eredità comunicata dalla cristianità europea all'America Latina si ripresenta oggi con un nuovo volto per mezzo dell'odierno pontificato e interpella la tradizione, la cultura, la vita degli europei e specialmente delle chiese in Europa. Credo che in questa relazione europeo-latinoamericana passa attualmente la sfida e l'asse portante della cattolicità. Mentre la Chiesa degli Stati Uniti, se me lo permette dire il nunzio apostolico, appare di una grande vitalità, ma ancora troppo provinciale, troppo afferrata al background moralistico che le è proprio, e sono ancora molto giovani, sebbene in crescita intensa, le chiese dell'Africa e di alcuni paesi europei. Non ci stancheremo, con Monsignor Christopher Pierre, di sottolineare in primis che questo pontificato ci è immerso pedagogicamente nel mistero della misericordia. È ovvio che questo attributo inaudito di Dio al centro del disegno del salvezza sia stato sempre considerato dal Magistero della Chiesa e dai pontefici precedenti, ma mai come oggi appare così chiaro
che la misericordia è la modalità adeguata di vivere e di trasmettere l'avvenimento cristiano. Di viverla perché consapevoli delle miserie che portiamo noi cristiani insieme alla grazia battesimale, consapevoli, come diceva l'Apostolo Paolo, che siamo stati trattati con misericordia. Di viverla tra noi perché per essere degni testimoni della misericordia questo pontificato ci richiama con forza, a volte o con certa rudezza, ad una conversione, da un rinnovato incontro con Cristo, lasciando penetrare la nostra vita col suo Vangelo più tagliente di ogni spada a doppio taglio, per lasciare indietro il nostro imborghesimento mondano, diventando veri discepoli missionari del Signore. E di trasmettere la misericordia con compassione e tenerezza a un'umanità ferita, abbracciandola incluso nelle sue miserie. Trasmetterla come modalità sostanziale di andare incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo, così frequentemente lontani dalla Chiesa, senza escludere nessuno, perché l'amore di Dio non esclude nessuno, e senza porre precondizioni morali per questo incontro. Papa Francesco è fermamente convinto che soltanto la vicinanza concreta di questo amore misericordioso è in grado di spezzare pregiudizi e resistenze. Porta con sé attrattiva, apre i cuori, dà spazio a un dialogo reale, permette autentici scambi di umanità, suscita interrogativi e speranze, prepara per l'annuncio e l'accoglienza del Vangelo. Inoltre, se misericordia si traduce etimologicamente come il cuore che abbraccia i poveri, tutti rimaniamo richiamati dalla coerente testimonianza quotidiana del pastore universale che si inchina servizievole sui bisogni umani, che va in cerca dei peccatori, che riconosce negli abbandonati e nei sofferenti la seconda Eucaristia del Signore, che custodisce la dignità delle moltitudini di vulnerabili, esclusi e scartati che si trovano in società sempre più distratte ed indifferenti. Ieri abbiamo ascoltato anche di questa conversione pastorale, intesa come riforma in capite e in membris, perché la Chiesa sia si presente sempre più fedele al Signore. Io vorrei in primis mettere soltanto in risalto che conversione pastorale implica in primo luogo conversione dei pastori, dei vescovi e dei loro collaboratori nei ministeri sacerdotali. Non è forse il Papa Francesco che chiede e vive la conversione del papato e mostra ciò che si aspetta dei pastori come uomini di preghiera e di prossimità misericordiosa, solidali e missionarie con il popolo che è stato loro affidato? Tanto più esigente si presenta questa conversione in quanto stiamo assistendo a più che sofferte situazioni vissute nella Chiesa che hanno coinvolto i sacerdoti, incluso pastori, anche in crimini aberranti. Spesso queste situazioni hanno radici lontane che potrebbero trovarsi nelle prime fasi del dopoconcilio, ma che hanno raggiunto il pontificato del Papa Ratzinger e quello di Bergoglio, ferendo profondamente la credibilità della Chiesa. Tutto quanto concerne il discernimento, la formazione, l'accompagnamento dei sacerdoti dal primo momento in cui si pone la vocazione fino all'esercizio del suo ministero diventa per la Chiesa un problema capitale. Forse la provvidenza di Dio vuole che si passi per questo duro, arduo, lungo e penoso periodo di prova per suscitare una grande purificazione. È una grande purificazione soprattutto clericale della sua Chiesa. Ma allo stesso tempo i grandi poteri, che sono sempre discreti ma che agiscono con potenti mezzi persuasivi, si servono di farisei e inquisitori
di coloro che odiano la Chiesa per soffiare sul fuoco. Sono convinto che non si tollera che, nonostante tutte le nostre miserie, la Chiesa cattolica sia l'alternativa autentica di salvezza dell'umano che rimane dentro un mondo controllato da poteri sempre più disumani. Dentro questo mondo c'è la Chiesa e prima di tutto il Papa per guidarla, per soccorrere i feriti nel corpo e nell'anima, per salvaguardare la dignità trascendente della persona, per destare e promuovere i desideri di amore, di verità, di giustizia e di felicità nella vita degli uomini e dei popoli e per rendere testimonianza e annunciare l'unico Salvatore, combattendo l'idolatria del potere, del denaro, del piacere effimero e la vita meschina. Teniamolo ben presente. Il potere mondano affonderà i suoi artigli nelle nostre miserie e quando incontrerà dei veri cristiani moltiplicherà i martiri. Per questo il Papa Francesco ci sta mettendo in guardia, lo dice nell'ultimo capitolo della sua recente esortazione apostolica, in questa lotta costante contro il diavolo, che il principe del male, dandoci, confermandoci nella certezza della vittoria del risorto, che è il Signore della storia. Grazie. Ora continuiamo con Rocco. Bene, adesso diamo la parola a Rocco Buttiglione che ci aiuterà a capire il rapporto tra la grande eredità che ci ha lasciato Papa Giovanni Paolo II con l'attuale pontificato, passando dal pontificato di Benedetto XVI. Grazie Alejandro, grazie a tutti voi. C'è gente oggi, lo ricordava poco fa Guzman, che punta alla divisione della Chiesa e cerca di opporre la memoria di San Giovanni Paolo II al pontificato di Papa Francesco. Io penso invece che fra i due esista una grande continuità. Quando Giovanni Paolo II è stato eletto, la prima cosa che ha fatto è stata andare in America Latina, prima ancora di andare in Polonia. Il primo pellegrinaggio di Giovanni Paolo II è a Puebla, in America Latina. E a Puebla Giovanni Paolo II incontra il grande tema della teologia della liberazione e dà una risposta che non è stata compresa subito e da tutti. È stata capita però e fatta propria appassionatamente da un gruppo di intellettuali, di teologi latinoamericani. C'era anche qualche italiano. Ricordo Juan Carlos Cannone, Lucio Hera, Jorge Mario Bergoglio, che era allora il rettore del seminario di San Miguel, e Alberto Metolferré e Guzman Carichiri, due uruguagi, e c'erano anche un paio di italiani, Don Francesco Ricci ed io. Nacque allora la rivista Nexo, che ha avuto un certo ruolo nel sostenere il pontificato di Giovanni Paolo II in America Latina. Qual era il tema? Cosa dice Giovanni Paolo II? Dice: la idea di una teologia della liberazione è una idea buona. La idea di una teologia che parte dall'esperienza di fede del popolo latinoamericano e del povero latinoamericano è un'idea giusta, perché l'avvenimento cristiano è un avvenimento che è avvenuto una volta sola, 2000 anni fa circa, in Palestina. I biblisti direbbero è un apax legomenon, una cosa che è successa una volta e mai più.
E però succede sempre di nuovo nella storia della santità della Chiesa e nella storia del popolo, dove nascono le chiese nazionali. Pensate al grande insegnamento del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa, che è una sola, è universale, è anche concreta nella vita di ciascuna nazione, di ciascuna città, di ciascuna diocesi, di ciascun movimento, di ciascun gruppo ecclesiale, di ciascuna famiglia. Pensare la fede a partire dall'esperienza del popolo latinoamericano è giusto. Questa è la grande novità positiva della teologia della liberazione. Cosa c'era di sbagliato? L'idea che la fede non basti a un giudizio, ma che bisogna poi assumere come strumento analitico il marxismo. Questo è sempre sbagliato. La fede non assume strumenti analitici, o meglio, li assume tutti riformandoli dall'interno, facendone quella che i tedeschi chiamerebbero una metacritica. Non li prende come se fossero oro colato. E poi, per di più, Karol Wojtyła era polacco e sapeva che il marxismo era già fallito. In Occidente non lo sapevamo ancora, ma lui lo sapeva perché l'aveva visto. Questi gruppi che volevano continuare il messaggio di Giovanni Paolo II a Puebla, si coalizzarono, formarono una rete di amicizie con l'idea di una teologia della liberazione, cito Giovanni Paolo II, un poco al modo di comunione e liberazione. E in quel momento, per noi di comunione e liberazione, questo fu un fatto grandioso. Ricordo il meeting che abbiamo fatto qui, vi ricordate? I vecchi se lo ricordano. America, Americhe. Fu un momento importante in questo processo di incontro. E io ricordo che quando venivo a Buenos Aires e ci trovavamo, gli argentini ascoltavano con grande passione le notizie che Ricci ed io portavamo dalla Polonia, perché c'era l'idea che come Solidarność stava scuotendo un impero che poi crollò, l'impero sovietico, allo stesso modo, alla periferia dell'impero occidentale dovesse nascere un grande movimento di liberazione, per la liberazione della persona umana, un movimento che avesse la medesima capacità, analoga, perché chiaramente erano due situazioni totalmente diverse, per certi aspetti non paragonabili, e tuttavia paragonabili in una cosa, che la fede animata dalla carità è capace di risvegliare la coscienza dei popoli. Giovanni Paolo II parlò alla coscienza addormentata delle nazioni dell'Europa orientale e centrale. E quella coscienza si svegliò e la storia cambiò. Io credo che da allora, Jorge Mario Bergoglio aveva avuto un grande desiderio, parlare alla coscienza dei popoli latinoamericani per attivare un movimento di risorgimento della coscienza cristiana di questo popolo, di queste nazioni, con una idea di popolo che è inedita. Cos'è il popolo? Si è parlato di teologia del popolo, no? La teologia di Papa Francesco come teologia del popolo. La teologia del popolo è la comprensione del fatto che Dio entra nella storia, entra concretamente nella storia. Ognuno di noi è credente, è fedele, perché è inserito nella storia di una chiesa concreta, la chiesa di Rimini, che ha avuto un suo fondatore, ha avuto i suoi martiri, ha avuto santi padri e madri di famiglia, più madri che padri, santi sacerdoti, che hanno alimentato la memoria di un'esperienza di liberazione. L'esperienza vissuta dai discepoli con Gesù si ripete e periodicamente la coscienza del popolo si addormenta e periodicamente ha bisogno di essere risvegliata. Un grande amico di Jorge Mario Bergoglio, ma anche di Guzman Carichiri e mio, Alberto Metor Ferré, parlava del risorgimento cattolico latinoamericano, che rinasca la memoria di quella verità dell'uomo che è entrata nella storia latinoamericana, è diventata presente e concreta nella storia latinoamericana,
quando la Vergine di Guadalupe è apparsa a Juan Diego e a partire da lì è iniziata la conversione del continente, e che ha vissuto nei grandi santi latinoamericani, tutti i grandi lottatori per i diritti dell'uomo e per la giustizia, i difensori degli indios, i Bartolomé de las Casas, il Santo Toribio di Mongrovejo, i Mottolina, Santa Rosa de Lima. È quello il criterio, e a partire da lì che nasce un giudizio sulla storia che mobilita un popolo. E la coscienza del popolo si addormenta e viene risvegliata. E il popolo è un ambiente. L'ambiente, diceva una volta Don Giussani, per essere mobilitato ha bisogno che si crei al suo interno un ambiente più piccolo, che è la comunità cristiana, che richiama tutto l'ambiente alla verità dell'uomo, ad affrontare il mistero della verità dell'uomo. E così la nazione, il popolo, è animato da quella comunità eucaristica che è la Chiesa, che vive dentro la vita del popolo e richiama il popolo alla sua vera vocazione. Il popolo periodicamente si addormenta. Avete presente la storia del popolo di Israele? No, il popolo segue farsi idoli, si addormenta nella cura delle cose quotidiane di ogni giorno, dimentica l'avvenimento originario della liberazione, e la Chiesa ha il compito di renderlo presente di nuovo con l'Eucaristia e con la comunità cristiana, che è il divenire concreto, vivibile dell'esperienza dell'Eucaristia. Per questo Giovanni Paolo II diceva un poco al modo di comunione e liberazione. Era l'idea che la comunione ontologica diventa comunità concreta e genera forme nuove e più umane di vita per l'uomo. Se capiamo questo, capiamo il primo dato, la continuità. Se guardiamo al documento di Aparecida, poi Jorge Mario Bergoglio divenne vescovo ausiliare di Buenos Aires quando arrivò Monsignor Guaracino, questo gruppo di intellettuali si era riunito nella commissione dei consulenti del CELAM, di cui era prima segretario, poi presidente, Monsignor Guaracino. Quando Guaracino andò a Buenos Aires, chiamò immediatamente come suo coadiutore Jorge Mario Bergoglio, che poi divenne il vescovo, il successore di Guaracino come vescovo di Buenos Aires, e che ha guidato non solo la Chiesa argentina, ma tutta la Chiesa latinoamericana sul cammino che continua a Puebla, fino ad arrivare ad Aparecida do Norte, con questa idea che la Chiesa anima la vita del popolo, la Chiesa è l'anima della vita del popolo, e la Chiesa vive nel dialogo continuo con la vita del popolo, della nazione. E questo abbraccia tutti, anche quelli che pensano di non essere cristiani, anche quelli che non vanno a messa la domenica, perché richiama una memoria che è costitutiva della loro identità. E per fare questo, però, la Chiesa ha bisogno di una prossimità. Chiesa dei poveri. Che vuol dire Chiesa dei poveri? È un poco la stessa cosa che San Carlo Borromeo diceva quando faceva le parrocchie. Parrocchia significa para oikias, vicino alla casa. Questa parola di salvezza non è una parola che sta lontano dal cuore dell'uomo, è una parola che è vicina a ciascuno, che comincia accanto a te. E come puoi dire questa parola al povero se non sei accanto a lui, se non condividi la sua esperienza di vita? E questo genera la comunità cristiana a partire dalla cura per gli ultimi, perché se è vero che l'Eucaristia fa di tutti un popolo nuovo, fa di tutti gente intima l'una all'altra, più che i fratelli e le sorelle nella carne, allora com'è possibile che la prima preoccupazione non sia per chi fra di noi non ha di che vivere, non può mangiare, non può avere un'abitazione, è incerto per il futuro dei propri figli e così via? Un assumere insieme la cura della comunità, che non è appena un gruppetto, tendenzialmente è l'umanità. Nella dimensione più immediata è quel popolo concreto storico dentro il quale noi siamo inseriti, attraverso il quale, attraverso la storia del quale partecipiamo al costituirsi della grande famiglia umana. Ma vedete come tutto questo della teologia del popolo è nuovissimo,
Eppure non c'è parola che non possa essere ricostruita riandando ai grandi testi del Concilio Ecumenico Vaticano II. E la grande visione del Concilio Vaticano II, la fede che diventa cultura e diventa vita, che diventa cultura per diventare vita. Cultura, autocoscienza, qual è la forza che muove il mondo? Alcuni pensano alla grande politica, la forza militare. Karl Marx ne sapeva una di più. Diceva sotto la storia politica, sotto la potenza militare, sta la storia dell'economia, il modo come la gente si guadagna da vivere e costruisce la propria esistenza materiale. Ma il Concilio Ecumenico Vaticano II, San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ne sanno una ancora più profonda. La forza che muove il mondo è la coscienza che l'uomo ha di se stesso, perché l'energia che mobilitiamo nel lavoro nasce dal cuore, nasce dall'idea che abbiamo di noi stessi. È una certa idea. È una certa idea che abbiamo di noi stessi che genera la energia per alzarsi la mattina, per andare a lavorare, non per se stessi, per una moglie e per dei figli, oppure per un marito e per dei figli, e genera l'energia per affrontare tutte le circostanze della vita, la sofferenza, il dolore, la morte. E questa è una idea, ho usato la parola idea, forse è una parola che non dice tutto, perché non è solo un'idea, è un'energia di vita che entra nel cuore di alcuni e attraverso di essi si comunica ad altri. E la vita della Chiesa è la condivisione di questa energia di vita che nel linguaggio teologico si chiama grazia. La grazia che è concreta, che è il fatto che io ho incontrato certe persone che mi hanno impressionato e hanno mobilitato il mio cuore, proprio come quando ho incontrato la ragazza che poi è diventata mia moglie, l'incontro con lei ha mobilitato dentro di me una energia di vita. Per cui sono diventato capace di fare cose che prima non ero capace di fare. Ecco, questa è la idea di una teologia del popolo che vede la dimensione eucaristica che sta alla base della vita del popolo. Questa energia di vita che si comunica ad alcuni, poi ad altri e poi lievita tutta la massa di un popolo. È questo che genera la unità, una unità che non nega le contraddizioni, ma una unità che è più forte delle contraddizioni. È uno dei grandi principi di Papa Francesco. L'unità è più forte della divisione. Io ricordo che una volta nel giro degli amici si citava molto un autore che non è popolare in Europa, il generale Perón, che una volta ha detto: non c'è cosa migliore per un argentino che un altro argentino. Guardate, in un tempo in cui gli argentini si odiavano fra di loro, si sparavano fra di loro, c'era la guerra civile. Ogni volta che io sento il Papa che dice che l'unità è più forte della divisione, mi ricordo quelle parole che dicono esattamente che l'altro, il mio avversario, è mio fratello. Possiamo litigare, possiamo accapigliarci, ma anche il metodo della lotta politica, anche il metodo della contraddizione, non può mai dimenticare che l'altro è mio fratello. E quando quelli si sparavano fra di loro, i Montoneros e i Colonnelli, Bergoglio era uno di quelli che invece volevano l'unità del popolo. Montoneros e Colonnelli volevano dividere il popolo argentino in due fazioni che si annientassero a vicenda, l'una annientasse l'altra. Negava agli altri il titolo di veri fratelli. E invece quelli che stavano con Bergoglio, non solo con Bergoglio, c'era una parte grande della Chiesa argentina, erano quelli che volevano salvaguardare la unità del popolo, perché questa è l'espressione della capacità eucaristica di unire il popolo. Tanti sono morti, hanno versato il sangue per questo. Ecco, io non ho letto il mio testo e non mi ricordo più a che punto sono con i tempi. Posso andare avanti? Quanto? Qualche minuto? Vado. No, vorrei chiudere, chiudo, ricordando soltanto uno che ha versato il sangue, Monsignor Enrique Angelelli, grande amico di Jorge Mario Bergoglio, assassinato
dai colonnelli, e che hanno poi coperto l'incidente inscenando un incidente stradale. Hanno coperto l'assassino inscenando un incidente stradale. A me ha colpito molto che questo era quello che volevano fare anche i colonnelli polacchi quando hanno assassinato Popiełuszko. Tanto il potere è simile a se stesso in tutti i tempi ed in tutte le latitudini, e tanto manca di fantasia. Credo che una delle prime cose che ha fatto Jorge Mario Bergoglio, diventato Papa, è stato iniziare la causa di beatificazione di Monsignor Angelelli. Ricordiamo lui, ma tanti, tanti hanno lottato in quel modo, e per questo erano così interessati a Solidarność quando andavamo a parlarne. Una lotta intransigente, non per distruggere il nemico, ma per affermare la sua dignità, richiamandolo alla sua coscienza, richiamando anche lui al fatto che anche lui è un fratello, a ricordarsi della sua dignità umana, perché l'oppressore, il tiranno, l'assassino, prima di tutto distrugge la verità della propria anima, ed è un disgraziato e un infelice che va richiamato a quella unità del popolo che è sorgente di bene per tutti. Ecco. E vorrei chiudere ricordando due, in qualche modo, profeti di Bergoglio. Perché, vedete, quando io ero giovane, all'idea di un papa latinoamericano non ci credeva nessuno, non ci credevo neanche io. E c'erano solo due persone che io ho conosciuto che erano convinte che dopo il papa polacco sarebbe venuto il tempo del papa latinoamericano. Uno era Alberto Metolferré. Alcuni di voi lo ricordano perché è venuto a quel meeting America-America di cui parlavo prima. E l'altro era Don Francesco Ricci, che è stato un grande testimone di quella idea di comunione e liberazione che aveva affascinato anche Giovanni Paolo II e che vorrebbe essere, io credo, un elemento che confluisce dentro questa idea di una teologia del popolo, che intellettualmente è in gran parte da costruire, ma di cui Papa Francesco ci dà una straordinaria testimonianza, in piena continuità con il suo grande predecessore, San Giovanni Paolo II. Muchísimas gracias. En el contexto de lo que nos ha introducido Guzmán y Rocco. Abbiamo avuto questa introduzione da Guzmán e da Rocco. E adesso passiamo la parola ad Austin Avery, che viene dalla Gran Bretagna e che ha parlato di noi argentini e latinoamericani come nessun altro poteva farlo. Perché questa analisi è nata da un cuore e da una mente empirica che ci ha analizzati in un modo completamente obiettivo. E nel contesto culturale che stiamo vivendo in Argentina, in America Latina, ci ha permesso di mantenere uno sguardo non ideologizzato sulla nostra realtà. In particolare si è concentrato sulla provenienza e di chi è e di com'è Jorge Mario Bergoglio. Ci aiuterà a capire quello che ha fatto Jorge Mario Bergoglio e come è diventato Papa Francesco. Una grande gioia essere oggi con voi in questo tavolo di amici così illustre. Il mio italiano non è troppo cattivo, ma credo che è più misericordioso per voi e per me. Si parlo nel mio spagnolo argentino con accento papale. Allora, con il vostro permesso, continuo in spagnolo. Voy a hablar de lo que un comentarista italiano ha llamado la encíclica chilena, refiriéndose al discurso. Facendo riferimento al discorso che ha fatto a Santiago del Cile nel gennaio di quest'anno e alle le successive lettere inviate ai vescovi e al popolo di Dio sulla crisi che si viveva in quel contesto.
A mio avviso è una lezione importantissima, è molto rilevante per capire la crisi che stiamo vivendo in questo momento negli Stati Uniti in seguito alla crisi emersa per via degli abusi sessuali. Una volta Bergoglio disse ai suoi catechisti che il più grande discernimento della Conferenza Generale della Chiesa Latinoamericana ad Aparecida è stato quello di capire che il pericolo peggiore per la Chiesa non veniva da fuori, ma da dentro, e cito, nell'eterna e sottile tentazione dell'arroccamento e della chiusura per sentirsi protetti e sicuri, fine della citazione. Questo termine, arroccamento, è lo stesso che ha utilizzato nella lettera ai vescovi cileni circa 3 mesi fa, quando li ha invitati a Roma a seguito della relazione del Monsignor Scicluna sulla crisi dell'insabbiamento. Vi ricorderete sicuramente di questa lettera, perché in questa il Papa ha chiesto perdono nel modo più umile possibile per i suoi errori e per l'interpretazione della situazione della Chiesa in Cile sulla base dell'informazione deficitaria che gli era pervenuta. E in quella lettera scrive che in tempi di desolazione, quando siamo, e cito, impauriti e arroccati nei nostri comodi palazzi d'inverno, l'amore di Dio ci viene incontro e purifica le nostre intenzioni per amare come uomini liberi, maturi e critici. Questa espressione di arroccati nei nostri comodi palazzi d'inverno è una descrizione molto potente di una chiesa difensiva e timorosa che non è in grado di evangelizzare. Lo stesso termine, arroccamento, è presente in un importantissimo scritto di Bergoglio quando era ancora rettore gesuita nel 1984, uno scritto su Doroteo di Gaza che si chiama L'accusa di se stesso. Bergoglio non lo cita direttamente, però è evidente che gli strumenti di discernimento che lui utilizza per la crisi cilena sono gli stessi che vengono lì annunciati. E c'è un altro scritto simile dello stesso periodo che si cita nel suo famoso discorso a Santiago del Cile di gennaio, ed è una prefazione che aveva scritto Bergoglio in un libro che poi è stato pubblicato nel 1987 e si chiama Le lettere della tribolazione, che è una raccolta di lettere scritte da coloro che governavano la Compagnia di Gesù durante l'epoca della sua soppressione verso la fine del XVIII secolo. Questi due scritti hanno in comune una percezione sottile delle tentazioni dei corpi religiosi di fronte alla tribolazione. Una tribolazione che potrebbe essere causata, portare alla perdita della cultura del cristianesimo, la secolarizzazione, o che potrebbe essere risultato anche del fallimento istituzionale della Chiesa, come abbiamo visto nel caso degli abusi sessuali, o quello che è più normale nella nostra storia contemporanea occidentale, una combinazione di questi due elementi. Le tentazioni si possono riassumere in una tendenza duplice. Invece di discernere e di riformare, che è il cammino della conversione, la Chiesa si arrocca, comincia a vedere coloro che la attaccano come dei nemici e divide il mondo tra cattivi loro e buoni noi. Poi, in secondo luogo, la Chiesa può commettere l'errore fatale di rispondere a un livello intellettuale a quello che è alla fin fine un attacco spirituale. In questo modo è sedotta dal cattivo spirito nel presentare la fede non come un incontro, una persona, una relazione, ma come un'idea, una proposta etica. La tentazione è quella di presentare la verità senza la carità o la carità senza la verità. Ed è quello che Massimo Borghesi identifica nel suo splendido libro, l'ultimo che ha scritto, come una deviazione etica che ha caratterizzato il cattolicesimo nell'epoca della globalizzazione, cioè perlomeno a partire dagli anni Ottanta.
In questa deviazione, l'incontro cherigmatico con il Dio della misericordia, che Bergoglio descrive come l'incontro fondativo della nostra fede e della Chiesa, viene perso di vista a favore di un moralismo difensivo, che alla fine, dice Borghesi, è una strategia per la resistenza, ma non per il rinascimento, per la rinascita. Non è in grado di evangelizzare perché non comunica la verità del cristianesimo, che, come ha detto Benedetto XVI in Deus Caritas Est, non è un'idea, ma una persona che ti cambia l'orizzonte. E questa citazione viene ripetuta ad Aparecida. Francesco torna a ripeterla anche in Evangelii Gaudium, dove dice che non si stancherà mai di ripeterla perché ci porta al cuore del Vangelo. E di nuovo appare in Placuit Deo, l'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede, in febbraio quest'anno, contro il pelagianesimo e lo gnosticismo. E torna anche nel messaggio al meeting di Papa Francesco, quindi è la chiave. Si potrebbe riassumere il pontificato di Francesco come un grande sforzo di purificare la Chiesa del suo gnosticismo e del suo pelagianesimo, perché possa tornare a evangelizzare, cioè perché possa tornare a offrire la relazione Abba di Gesù con suo padre come la salvezza dell'essere umano. Ha cercato di farlo in tutti i modi, però quello che si coglie nell'enciclica Chilena è una specie di roadmap, soprattutto per la Chiesa nei paesi ricchi e tecnocratici, come il Cile e anche i nostri paesi, e in molti di questi casi l'attaccamento al potere, al denaro e al successo, quello che negli esercizi spirituali viene chiamato l'onore, si è combinato con un fallimento istituzionale incredibile, soprattutto per quello che riguarda la crisi degli abusi sessuali clericali. Quello che offre Francesco è un discernimento sull'invito dello Spirito Santo alla Chiesa in questi momenti ad abbracciare questa via di tribolazione, questa umiliazione, è come un invito alla conversione pastorale. È un invito che possiamo accettare o a cui possiamo porre resistenza. Attraverso della desolazione e dei fallimenti, che sta soffrendo anche la Chiesa chiaramente, Dio ci viene incontro perché possiamo cambiare. E così come succede nelle nostre vite, questi momenti di sconfitta sono le opportunità di conversione e di crescita. E questa è la traversata a cui Francesco ha fatto un invito verso la Chiesa cilena e a tutti noi in questa serie di interventi profondi che nell'insieme posso chiamare come l'enciclica cilena. C'è un discorso nella Cattedrale di Santiago il 16 di gennaio e poi sono tre lettere. La prima ai Vescovi del Cile in aprile, dopo aver ricevuto la relazione del Monsignor Sicluna. La seconda lettera è datata 15 maggio, che consegna ai Vescovi del Cile quando arrivano a Roma. E la terza, alla fine di maggio, al Popolo di Dio in Cile. Nell'insieme, questi interventi costituiscono una traversata, un passaggio da una donna paralitica piegata su se stessa a madre feconda, che vive dell'allegria di evangelizzare. E cioè la stessa traversata che nel suo discorso, poco prima della sua elezione del marzo del 2013, il cardinale Bergoglio aveva tracciato per i cardinali. Il filo rosso che unisce i vari documenti dell'enciclica cilena è l'esempio che Francesco ripete in tutti questi documenti, cioè la trasfigurazione di Pietro da discepolo in apostolo. Cioè quando Gesù perdona Pietro per averlo abbandonato e tradito nella passione, però Pietro, all'aprirsi a questa misericordia che gli offre Gesù, diventa
passa dall'essere un uomo abbattuto e desolato, il Pietro della fine del Vangelo di Giovanni, al gran predicatore e curatore pieno di parresia del principio degli Atti degli Apostoli. C'è una trasformazione incredibile qui, c'è un inizio dove uno è concentrato sul suo insuccesso, rimuginando sulla sua desolazione, tutto concentrato sui suoi persecutori, e da lì passa a concentrarsi invece su Gesù e poi sull'esterno. Questo è un cambio di prospettiva verso la missione e verso l'evangelizzazione, cioè un riconcentrarsi in Cristo che porta poi a una decentralizzazione rispetto ad altri. Questo è l'incontro fondativo della nostra fede. E dice Francesco, e cito: una chiesa con le piaghe non si mette al centro, non si crede perfetta, ma l'unico che può sanare le ferite ha un nome, è Gesù Cristo. Conoscere Pietro abbattuto per conoscere Pietro trasfigurato. Questo è l'invito a passare da una chiesa di abbattuti e desolati a una chiesa che è servitrice di tanti abbattuti che vivono al nostro fianco. E chiudo la citazione. Questa è la conversione che Francesco ci ha tracciato a loro così come anche a noi. Questi strumenti sofisticati di discernimento li troviamo in questi scritti degli anni Ottanta sulla desolazione, sulla tribolazione che vengono sofferte all'epoca da parte dei gesuiti in Argentina. E vorrei evidenziare tre punti. Francesco nota che di fronte alla tribolazione dovuta alla secolarizzazione e alla perdita di prestigio sociale, invece di discernere e di riformare, i vescovi avevano risposto con le lamentele e con la condanna e in questo modo avevano permesso il dominio del cattivo spirito, che si vede proprio nell'approccio difensivo eccessivo, e si dà la colpa agli altri, ai sinistri, ai massoni, ci attaccano. E quando questo non funziona, perché alcuni mali ovviamente stanno nella Chiesa stessa, ecco che i vescovi si incolpano reciprocamente. È stato lui, non sono stato io. Il mondo si divide tra buoni, noi, e loro, i cattivi, e tutti diventano vittime. Punto numero due, nel discorso di Santiago cita le lettere della tribolazione, che esistono in questi tempi tante tentazioni tipiche di questi tempi, discutere idee. E cito qui, si discute delle idee, non si dà la dovuta attenzione alle questioni, ci si concentra troppo sui persecutori, e la peggiore di tutte le tentazioni è quella di rimanere a rimuginare sulla desolazione. Chiudo la citazione. Quando parla della discussione delle idee, si riferisce alla tentazione di cadere nella trappola di discutere invece di discernere. È l'origine di questa deviazione etica. E nelle lettere fa riferimento a questo punto. No, stava a Dio difendere la verità a costo della carità e nella carità a costo della verità. Bisogna discernere. Cioè, difendere la verità a costo della carità è la tentazione conservatrice degli ultimi tempi e la carità a costo della verità è la tentazione progressista. Nei due casi la tentazione è radicata nel discutere invece che nel discernere e riformare. Il punto numero tre, soprattutto nella lettera filtrata e nella lettera che consegnò ai vescovi, che poi fu resa pubblica, e nella lettera che scrisse per i popoli del Dio nel Cile, Francesco mostra come l'astrarsi ecclesiastico è collegato allo scollegamento nei confronti del popolo di Dio. E dice ai vescovi che quando loro e la Chiesa in Cile mettevano Cristo al centro, allora si evangelizzavano, era una Chiesa profetica, coraggiosa, che si impegnava con i poveri e anche umile, vicina al popolo e umile nel confessare i propri peccati. Però poi si è sradicata dal popolo di Dio e ha adottato una mentalità elitista e clericalista.
E questo ha portato alla desolazione, all'incapacità di evangelizzare e ad altri errori, gli abusi e l'insabbiamento. Non era tanto il popolo che aveva abbandonato la Chiesa, è il contrario. La Chiesa si scollega dal popolo dove c'è Cristo. Cioè, se la Chiesa non evangelizza, non è colpa della cultura, ma della Chiesa. In una omelia pronunciata in Aparecida nel maggio del 2007, dove ha usato per la prima volta quell'immagine della donna piegata, scrive la Chiesa autoreferenziale, descrive la Chiesa autoreferenziale come una Chiesa che non fa altro che guardare a se stessa e il popolo di Dio sta dall'altra parte. Questo è un punto che ritengo chiave. La conversione pastorale, per Francesco, comincia dall'affrontare la verità e anche la confessione del peccato. L'accusazione di se stesso, dice Bergoglio in quel testo, è un richiamo per il demonio che abbocca e muore. Accusarsi a se stessi, accusare se stessi, vuol dire assumere il ruolo del colpevole, così come l'ha assunto il Signore, ed è un atto di umiliazione che porta alla umiltà e che lascia spazio alla misericordia di Dio e ci cambia. Pone fine al potere mimetico del cattivo spirito ed è quello che lo stesso Francesco ha fatto nella lettera dell'8 di aprile quando ha detto che si era sbagliato e ha chiesto perdono. In questo modo si offre come un modello di umiltà, di autoaccusa che scatena un processo di autoaccusazione invece che di autogiustificazione e di incolpare gli altri. I frutti li stiamo vedendo in questi giorni, mi sembra, in Cile. I vescovi hanno presentato le loro rinunce in un atto di umiltà, hanno riconosciuto i loro errori e si sono impegnati ad aprire i loro archivi. Hanno cercato di ricollegarsi con il popolo di Dio, con una volontà di ascolto, di cambiamento, di riconcentrarsi sulle periferie. Cioè l'umiliazione, adesso che si sente, sta producendo una nuova umiltà, che è una conversione pastorale che a lungo termine sicuramente darà molti frutti. Nella sua lettera al popolo di Dio, Francesco parla di un mai più alla cultura dell'abuso e dell'insabbiamento. E cito, per generare una cultura dell'attenzione che possa impregnare le nostre forme di relazionarci e di pregare, di pensare, di vivere l'autorità, le nostre abitudini, i nostri linguaggi, le nostre relazioni con il potere e con il denaro. Oggi sappiamo che la miglior parola che possiamo offrire di fronte al dolore provocato è l'impegno per la conversione personale, comunitaria e sociale, che impari ad ascoltare e a preoccuparsi specialmente nei confronti dei più vulnerabili. In questo caso la Chiesa torna a essere capace di evangelizzare, non solo nel senso che vengono invitati gli individui a fare un'esperienza del Dio della misericordia, ma anche nel senso che aveva detto Massimo, cioè di generare una nuova cultura. E dice nella Cattedrale di Santiago, e cito, il problema non sta nel dar da mangiare all'affamato o da vestire alla persona che non ha vestiti o assistere gli infermi, ma nel considerare che il povero, l'ignudo, l'infermo, lo sfollato, il prigioniero, hanno tutti una dignità di prendere parte alla nostra tavola e di sentirsi a casa tra di noi. Questo è il segno del fatto che il regno dei cieli è tra di noi. È il segno di una Chiesa che è stata ferita per i suoi peccati, ma che ha ricevuto la misericordia del Signore e si è convertita
in un soggetto profetico per vocazione. E vorrei concludere dicendo che il Cile è un caso specifico, ma è anche un caso emblematico di tutta la Chiesa occidentale. Invece di discernere e di riformare, ci siamo lamentati e abbiamo condannato. Però la buona notizia c'è, ed è che attraverso l'accusa di se stessi, l'opportunità dell'umiliazione istituzionale, abbiamo l'opportunità di incontrare il Dio della misericordia, che è proprio l'esperienza primordiale della Chiesa primitiva che evangelizza. E a partire da qui sì che possiamo creare una nuova cultura, a partire dalle rovine della tecnocrazia, una cultura che possa riflettere meglio il regno di Dio. Questo è l'invito fatto da Papa Francesco, la traversata a cui ci sta invitando in un mondo che è sottosopra dovuto al cambiamento d'epoca. Molte grazie e chiedo scusa per aver parlato molto velocemente. Finalmente. Bene, e per ultimo ascoltiamo adesso Massimo Borghesi, che ci aiuterà a capire il processo di maturazione intellettuale di Jorge Mario Bergoglio e anche la sua apertura verso tutti gli orizzonti che ci offre la tradizione europea e l'integrazione tra questa tradizione europea e quella latinoamericana. Come si vanno integrando queste due tradizioni e ci si apre un orizzonte nuovo per la Chiesa universale. Grazie. Sono molto lieto di essere qui al meeting, qui con voi e con gli amici che sono qui con me, Carichiri, Buttiglione, Iveright e Alejandro Bonet, a presentare il pensiero e la figura di Papa Francesco. Sono contento anche perché a questo tavolo sono seduti taluni tra i protagonisti che in campo intellettuale si sono più spesi per far comprendere la figura e l'opera del Papa. E questo in un contesto che fino a poco tempo fa, ancora oggi, ma in particolare fino a poco tempo fa, è stato carico di pregiudizi fortemente ostile verso il Papa. E io voglio pensare che proprio l'impegno di sostegno e di chiarimento della posizione papale ad opera anche delle persone che sono qui abbia contribuito in parte ad arginare questo clima. L'accusa che oggi viene fatta al Papa è quella di un riformatore mancato. È l'accusa che viene da una certa parte della sinistra, delusa da quello che pensava fosse la figura del Papa. Ma fino a poco tempo fa l'accusa era quella di destra ed era duplice. Un papa progressista, populista, peronista e un papa pragmatico, pastorale, latinoamericano, senza un pensiero e quindi inadeguato ad essere papa. Il punto più alto della critica è stato nella primavera del 2016 con la pubblicazione di Amoris Laetitia, il documento sulla famiglia. No? Si è arrivati fino ai dubbia, i cardinali addirittura, il Papa eterodosso, qualcuno sognava un impeachment del Papa.
una vera follia. Eppure questa follia ha attraversato i blog, è stata dilatata, ventilata, amplificata da persone che non capivano nulla di nulla ed erano diventati improvvisamente teologi. Non sapevano niente della tradizione della Chiesa, del diritto canonico, delle possibilità che ci sono. Nulla di nulla, ma tutti teologi, come nella Bisanzio del IV secolo. È in questo contesto che è nata come un'ispirazione improvvisa l'idea di scrivere un libro sul pensiero di Bergoglio, sul pensiero cattolico, insisto, sul pensiero cattolico di Bergoglio, no? E questo non per una apologetica, ma per un'autentica persuasione, no? Il che poteva risultare singolare, dato che fino ad allora, cioè fino al 2016, no? Non solo i critici, ma anche i sostenitori del Papa non avevano la minima idea del suo percorso intellettuale. Io, dopo che è uscito il mio volume sul pensiero di Bergoglio, ho trovato tanti bergogliani che dubitavano che Bergoglio avesse una vera formazione intellettuale, rigorosa. In fondo anche loro pensavano che era un papa solo pastorale, un buon pastore, ma nulla più. Al contrario, due letture mi avevano persuaso diversamente. La prima, la lettura degli scritti degli anni 70, quando Bergoglio era il più giovane provinciale dei gesuiti argentini, tradotti nel volume Dottrina sociale della Yacabuc. Leggendo quei documenti, quelle conferenze del giovane 36enne Bergoglio, sulle spalle di un 36enne si trovava la Compagnia di Gesù nel tempo drammatico della lotta armata in Argentina. Ebbene, in quei documenti veniva fuori un pensiero originalissimo che si fondava su una tensione degli opposti, è stato già accennato, su una tensione dei poli, e Bergoglio voleva sottrarre la Chiesa all'alternativa tra destra e sinistra, tra i militari e i rivoluzionari, e voleva indicare un punto più in là, ma non un punto di equilibrio così statico, ma dinamico. E dietro c'era un pensiero, una concezione della realtà come polarità vivente. A me, che avevo studiato a lungo Romano Guardini, straordinarie analogie, ma Bergoglio non citava allora Romano Guardini. Quindi avevo avuto chiaro che Bergoglio aveva già a 36 anni una statura intellettuale di prim'ordine, aveva un suo pensiero originale, cattolico. E l'altra lettura che mi ha fatto persuadere di questo è proprio la bellissima biografia dell'amico Austin Hevereit, dal titolo The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope, pubblicata a New York nel 2014, che in italiano hanno tradotto un po' diversamente, ammorbidendo il titolo, Tempo di misericordia, vita di Jorge Mario Bergoglio, edito da Mondadori. Biografia che io raccomando a tutti, e non perché Austin sta qui, ma perché lo credo veramente, perché è la miglior biografia, ce ne sono di buone naturalmente, ma questa è la migliore perché ricostruisce tutto Bergoglio, e non soltanto il Bergoglio dei gesti, di umanità cristiana, ma il Bergoglio nella sua complessa formazione, nei suoi travagli, nelle sue esitazioni, e soprattutto la formazione intellettuale di Bergoglio è già delineata lì, nel senso che i personaggi che lo hanno influenzato, le figure che sono state dominanti, la cultura argentina e poi perché lui ha fatto un lavoro sul campo, è andato in Argentina, ha intervistato
le persone direttamente. Preziosissima questa biografia. Chi vuole sollevarsi dai luoghi comuni sul Papa deve leggere questa biografia. Non si può criticare Bergoglio e non sapere chi è stato, come si è formato, no? E quindi questa lettura, senza la quale non avrei potuto scrivere il mio volume, perché non avrei avuto proprio gli elementi, diciamo, basilari. Ebbene, da queste due letture è nata l'idea che Bergoglio aveva un pensiero profondamente cattolico. Da qui l'idea improvvisa, davvero improvvisa, di scriverci un volume, di interrompere altri miei impegni e di dedicarmi a questo, perché di fronte a quell'attacco così velenoso, massiccio, diffuso contro il Papa, come si aveva nella primavera e nell'estate del 2016, non si poteva restare inerti. Ma dove erano i teologi? Ma dove erano i teologi cattolici in Italia, fuori? Ma che stanno a fare i teologi? Se il teologo Ma se i teologi non sostengono il Papa, ma cosa fanno? Di cosa si occupano? Che io, un laico, sia stato indotto a scrivere un libro sul pensiero di Bergoglio dopo 4 anni del pontificato, ha dell'incredibile. Ma nessuno si era accorto che Bergoglio aveva una statura intellettuale di primo piano, altro che la contrapposizione con Ratzinger. Di primo piano, no? E soprattutto un pensiero profondamente inserito nella tradizione cattolica latinoamericana ed europea. Questo era il punto della questione. L'accusa a Bergoglio di essere un latinoamericano come formazione intellettuale rivela la profonda ignoranza. Bergoglio è latinoamericano ed europeo, si è formato, questa è stata una delle scoperte, si è formato, è un gesuita Bergoglio, i gesuiti sono internazionali nella loro formazione, si è formato moltissimo sui gesuiti europei, francesi in particolare, la scuola di Lione, Henri de Lubac in primis. Ebbene, di questa idea improvvisa ne abbiamo parlato qui al meeting in un pranzo del 2016 con un altro amico che è qui, con Guzman Carrichiri, era presente sua moglie e mia moglie, e Guzman fu entusiasta da subito della cosa, e lo dico qui perché poi è stato come il mio sponsor, diciamo così, è stato il primo lettore, è stato il mio collegamento con il Papa, quindi la sua funzione è stata davvero preziosa, del che lo ringrazio vivamente. Ebbene, nell'ottobre-gennaio il volume è andato avanti in tempi rapidissimi, per la verità, dopo che avevo raccolto il materiale, no? Ed è stato pieno di scoperte anche per me, molte cose le sapevo, altre no, no? Soprattutto su queste radici latinoamericane ed europee di un pensiero ricco e originale che non ho la pretesa qui di analizzare perché sarebbe chiedervi troppo davvero. Ricordo solo alcuni dei nomi che lo hanno influenzato: la grande filosofa, la più grande pensatrice argentina degli anni 70, Amelia Podetti, da lei viene la categoria delle periferie, da lei viene questa valorizzazione del ruolo dell'America Latina nella geografia, nella geopolitica mondiale. Da lei viene una visione dialettica della società, della storia, no? E poi Alberto Betolferré, ne abbiamo parlato a lungo, è il più grande intellettuale cattolico della seconda metà del Novecento in America Latina, non esito a dirlo, no? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, no? E ho avuto la fortuna di tenere i rapporti poi con lui grazie all'amico Alver Metalli, che spero sia qui presente, no?
Albermetalli, che attualmente condivide l'esperienza di padre Pepe di Paola in una delle villa a Buenos Aires. Ebbene, Albermetalli ha fatto una lunga intervista, un anno è durata quell'intervista, ad Alberto Metolferré, titolata in Italia Il Papa e il filosofo, no? Che è preziosissima. Chi vuol capire il pensiero di Alberto Metolferré, il suo contributo al pensiero della Chiesa oggi, deve leggere questa intervista a cura di Albermetalli. E poi Alberto Metolferré, che naturalmente è stato il maestro di Carrichiri, che Rocco Buttiglione ha conosciuto molto bene. Come vedete, è una storia anche di famiglia che qui è stata riportata alla luce dopo che era stata sepolta anche nella memoria di taluni che qui presenti, che sono più anziani. Una storia sepolta che è ritornata attuale, ma sarebbe da chiedersi perché quella storia è stata sepolta, perché è stata dimenticata. Dimenticare quella storia ha voluto dire poi non capire il Papa. Se avessimo tenuto presente quella storia, forse avremmo capito da subito chi era Bergoglio. Ma il problema è che da un certo momento in avanti, gli anni della globalizzazione, ce la siamo dimenticata quella storia. E poi, oltre la Podetti e Metolferré, i gesuiti De Lubac, Desertaux, il Desertaux studioso della mistica, non il Desertaux del post 68. Desertaux è l'autore di una magnifica biografia di Pierre Favre, e Pierre Favre è il compagno di Ignazio, è colui che gira l'Europa, che è straziato dalle guerre di religione e che scrive nelle suo memoriale: ma perché invece di ammazzarsi tra di loro i cristiani, no, non tornano all'unità dei primi secoli? Perché il problema, diceva lui, non è intellettuale, ma è innanzitutto una riforma delle anime. Il problema è spirituale. Pierre Favre, che era dolce, Pierre Favre che frequentava i potenti, aveva studiato alla Sorbona e al tempo stesso si occupava dei poveri. Non è difficile vedere come Bergoglio, che ha canonizzato Pierre Favre, si riconosca appieno nella figura dell'amico di Sant'Ignazio. I gesuiti, dicevamo, De Lubac, Desertaux, von Balthasar, questa è stata una scoperta. Bergoglio, a partire dal 2008-2009, ma già prima, utilizzava Balthasar per l'idea della verità sinfonica, della sinfonia della verità, cioè del fatto che la Chiesa, come si accennava prima, è universale e particolare. È universale ed è particolare, quindi è dentro la cultura dei popoli, e però non è nazionalista, è ecumenica. Questa tensione la utilizza Bergoglio attraverso uno scritto di von Balthasar. Ma poi Balthasar è importante per lui, a partire dal 2008 in avanti, per l'idea della bellezza della verità, l'attrattiva. Cristo è un'attrattiva. La verità cristiana può essere comunicata innanzitutto a partire da una bellezza, perché il bene può essere seguito solo se è bello, e la verità ugualmente, altrimenti c'è il moralismo, altrimenti c'è il formalismo, e il formalismo non inchioda nessuno. E poi, per poter indicare la categoria della testimonianza, bisogna che il vero abbia l'attrattiva del bello. E poi Giussani. Eh sì, perché anche Giussani è stato importante per Bergoglio. Nel libro si può trovare tante pagine in proposito. Ma d'altra parte lo ha detto lui stesso, in 2-3 occasioni ha detto: quest'uomo è stato importante per me, mi ha prodotto tanto bene. E non è un modo di dire, se uno legge ciò che Bergoglio ha detto e scritto su Giussani, si vede una straordinaria sintonia, soprattutto nella categoria dell'incontro. Ieri il nunzio, Monsignor Pierre, ci ricordava come a Parecida, Evangelii Gaudium,
ci riprenda la frase di Benedetto XVI: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una grande idea né una decisione etica, ma c'è un incontro. Questa frase di Benedetto è assolutamente giussaniana, e questo è straordinario, come, no, sia possibile tessere un filo rosso che collega gli ultimi pontefici all'esperienza e alla indicazione che Giussani traeva. Ebbene, da tutti questi contributi nasce un pensiero cattolico, abbracciante. Cosa vuol dire cattolico? È il poliedro. Il poliedro non è solo una figura geometrica, è la Chiesa. Nella Chiesa ognuno trova il suo posto, ognuno è valorizzato. Nella Chiesa nessuno viene escluso, nessuno deve essere escluso, a meno che non si ponga lui fuori, lui stesso. La Chiesa è particolare e universale, la sfera livella le diversità. La Chiesa non deve livellare la diversità, la deve valorizzare. I movimenti non devono livellare le diversità, le devono valorizzare dentro l'unità comune in come tale. Tutto questo significa polarità. Il pensiero di Bergoglio è un pensiero polare che unisce la pienezza e il limite, l'idea e la realtà, la globalizzazione e la localizzazione, il tempo e il momento. Sono le sue coppie polari. Le riporta anche in Evangelii Gaudium, ma risalgono agli anni 70. Bergoglio ha una tavola delle categorie polari che applica alla società, alla Chiesa, al mondo. Ha un pensiero. Ebbene, quando nel gennaio del... un pensiero che fa capire perché Bergoglio poi nell'86 si interessi di Romano Guardini, quando va in Germania per una tesi di dottorato che non porterà mai a termine. E però quella tesi era sul Guardini, filosofo della polarità. L'unica opera filosofica di Guardini, guarda caso, interessa Bergoglio. Ma perché? Perché lui aveva già un pensiero della polarità, del cattolicesimo come unità degli opposti, e trova in Guardini una conferma impressionante di questa sua tendenza. Da allora Guardini diventa il suo maestro, e lo diventa veramente, lo cita, lo riprende, lo elabora. Il modello guardiniano viene applicato alla società, alla Chiesa, all'interpretazione dei fenomeni politici. Il peso di Guardini dall'86 in avanti è fondamentale nel pensiero di Bergoglio. Ebbene, quando nel gennaio del 2017 avevo pressoché terminato il lavoro, no, e mi era chiaro quasi tutto, mi rimaneva un interrogativo: da dove Bergoglio aveva tratto questa idea della polarità che sembrava emergere all'improvviso a metà degli anni 70? L'unico sistema, le fonti tacevano, era interrogare direttamente il Papa. E allora, ancora una volta, l'amico Carrichiri è stato prezioso come tramite. Il Papa ha risposto a una serie di domande che io gli ho fatto avere per iscritto attraverso 4 file audio ricchissimi di annotazioni, di scoperte, altrimenti difficilmente documentabili, no? E la scoperta più importante è stata che l'autore che lo ha formato nella sua gioventù, nei suoi studi di gioventù, è un gesuita francese, si chiama Gaston Fessard, no? Che padre Emmanuel Pierre conosce molto bene, e soprattutto un'opera di Fessard, la Dialettica degli esercizi spirituali in Sant'Ignazio di Loyola, no? Un'opera degli anni 50. Perché quest'opera lo interessa tanto? Perché lì lui capisce per la prima volta chi è il cristiano, qual è la vita del cristiano. E la vita del cristiano non è una vita passiva, quieta, ma è una vita dinamica. Perché la vita del cristiano è segnata da una tensione polare tra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo.
E la grazia interpella continuamente la libertà, la pone continuamente in crisi, in movimento, in azione. Ed è una tensione polare tra Dio e l'uomo, è una lotta, no? Ieri ci è stato letto un brano della Falkowitz su Romano Guardini, no? La lotta con l'angelo. Ecco, una sorta di lotta con l'angelo continua, no? La testimonianza cristiana, questo era Ignazio secondo Fessar, questa è la concezione di Sant'Ignazio, no? La testimonianza cristiana è dramma, tensione tra gli opposti, oltre il binomio conservatori e progressisti. Tensione tra tradizione e rinnovamento, profezia e istituzione. Un pensiero drammatico polare è un pensiero mistico, aperto, perché la soluzione è di Dio. L'uomo inizia i processi e Dio li compie. Per questo il tempo è più grande dello spazio. Ebbene, tutto questo è un pensiero tensionante contro ogni clericalismo. Il nemico, secondo Bergoglio, della Chiesa di oggi è il clericalismo. E il clericalismo, dice lui nell'intervista a Tornielli, nasce dalla degradazione dello stupore, cioè dal venir meno della grazia, mentre un pensiero tensionante si nutre del rapporto tra grazia e libertà. E questo contro il pensiero lineare. Leggo solo mezzo secondo una frase che Bergoglio ha scritto al giornalista Lucio Brunelli, che vi fa capire in sintesi cos'è la concezione del cristiano e del pensiero di Bergoglio. Scrive Bergoglio: in questo pensiero lineare, lineare bloccato, statico, non c'è posto per la delectatio e la dilexio, non c'è posto per lo stupore. Ed è così perché il pensiero lineare procede nella direzione contraria alla grazia. La grazia si riceve, è puro dono. Il pensiero lineare si vede in obbligo di dare, di possedere. Non può aprirsi al dono, si muove unicamente a livello di possesso. La delectatio e la dilexio e lo stupore non si possono possedere, si ricevono semplicemente. L'essenza manichea del fariseo non lascia nessuna fessura perché vi possa entrare la grazia. Basta a se stesso, è autosufficiente, ha un pensiero lineare. Il pubblicano, al contrario, ha un pensiero tensionante che si apre al dono della grazia. Possiede una coscienza che non è sufficiente ma profondamente mendicante. Il cristiano è un mendicante. Questa è la concezione di Bergoglio. Grazie per vostra presenza. Grazie per essere stati con noi. Tutti questi sforzi per cercare di capire meglio i fatti che stanno davanti ai nostri occhi. Vi ringrazio molto.